Questa sera presentiamo un libro Sopravvivere a Sarajevo. A fianco a me ci sono da una parte Matteo Pioppi, editore di Bevert, quindi la casa editrice che ha pubblicato questo libro e ci racconterà un po' la storia di questo libro perché è una riedizione di un'esperienza, possiamo chiamarla così, di un collettivo artistico nato all'interno di Sarajevo e operativo durante l'assedio. E quindi una cosa molto interessante e importante che venga presentato questa sera. Alla mia destra invece Riccardo Bottazzo, giornalista professionista, direttore di Eco Magazine, che di Sarajevo se ne intende un bel po', di storia dei Balcani se ne intende un bel po', ha scritto molto e quindi questa sera dialogherà con Matteo per raccontarci l'esperienza che ha portato alla riedizione di questo libro, di questo volume. Vi auguro una buona serata e grazie a tutti per essere qui. Bene, grazie a tutti, grazie per essere qui, buonasera e non ve ne pentirete perché il libro di cui andremo a parlare oggi è veramente interessante, non è una cosa che dico a tutte quante le presentazioni. Ecco, è un libro tra l'altro che a me ritorna in mano dopo 25 anni circa, perché questo libro è una traduzione praticamente senza cambiare assolutamente niente, come ci spiegherà poi anche per i motivi che dopo vedremo con Matteo. Questo libro mi è arrivato durante il mio secondo tentativo di raggiungere via terra Sarajevo, e dove con me c'erano alcuni internazionali, c'era un giornalista tedesco che mi ha fatto vedere: guarda che bel libro questo qui fa, e mi ha dato la traduzione in inglese di questo libro, Survival Guide Sarajevo. Ecco, e io l'ho guardato, insomma, l'ho giochiato, ho pensato che però magari ci fosse anche in Italia fa un editore intelligente che traduce questo libro, perché questo libro è una denuncia, ogni parola è una denuncia perfetta, non tanto della crudeltà, ma quanto della pazzia di una guerra, no? Di quanto una guerra possa essere veramente assurda. Ecco. E poi mi ricordo che alcune associazioni che erano lì con noi hanno anche tentato di contattare degli editori italiani per cercare di tradurlo, ma gli hanno risposto picche tutti quanti, insomma, un libro che era venduto a poco e non hanno voluto fare alla fine. Insomma, finalmente adesso ho trovato questo editore, quindi insomma è stata una piacevolissima sorpresa che mi riporta indietro a quegli anni molto duri, insomma, soprattutto per la ex Jugoslavia che si stava disgregando. E, sì, questo libro qui adesso vi racconto un attimo come è nato, è stato fatto da un collettivo di una casa, di piccola casa di produzione, insomma, che faceva un po' arte, un po' giornalismo, un po' facevano video, ecco, ed era un collettivo che era nato dopo la disgregazione della Jugoslavia, ma prima dell'inizio della guerra. Ecco, si chiamano tuttora Fama. Ecco, vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito quando andate a casa questa sera, perché è proprio un museo virtuale di cosa voleva dire vivere in un paese di guerra, una città assediata. E loro sono trovati proprio in mezzo all'assedio di Sarajevo. Come tutte quelle persone che sono trovate durante l'assedio di Sarajevo, non hanno potuto né uscire, non hanno potuto fare niente, hanno fatto quell'unica cosa che potevano fare, da documentare quello che accadeva. Questo libro non ha autori, gli autori sono tutti i cittadini di Sarajevo. Il libro si compone di una serie di consigli, come potremmo dire, una specie di. Ecco, il Washington Post l'ha definito una perfetta parodia di una guida di elegante di viaggio, no? Anche il formato, come vedrete, questo libro è un po', ricorda un po' la Michelin, ecco, lunga, allungata, rettangolare. Ecco. Come tutte le guide di viaggio, questo libro ti racconta come vivere in una città, nel caso di Sarajevo, come sopravvivere in una città. Ecco. Così se su una guida di viaggio trovate dove potete andare a mangiare la sera, questa guida trovate scritto dove andare la sera senza farvi cecchinare e come mettere su magari una zuppa di fagioli, se va bene, se va molto bene naturalmente. Adesso io ho fatto un esperimento, questa mattina mi sono svegliato, mi sono fatto il solito caffè e avevo proprio davanti a me, che avevo lasciato sul tavolo, la mia copia del Sopravvivere a Sarajevo, no? E ho potuto pensare, beh, ma se fossi stato a Sarajevo, come avrei dovuto farmi un caffè? E allora sono andato a consultare la guida. Allora il primo problema è quello di procurarsi il caffè, mica è una cosa da ridere, bisogna andare al mercato e al mercato bisogna stare attenti a non farsi sparare. Al mercato i soldi non contavano niente su una città assediata, bisognava dare qualcosa per qualcos'altro. Quindi se avevi due o tre sigarette, per esempio, mi pare di ricordare che per un etto di caffè con 10 sigarette ti veniva, insomma. Ecco, oppure qualcuno coltivava la lattuga dove poteva, su dei vasi che metteva fuori, così, tagliava un po' di lattuga, andava al mercato a cercare di barattare la lattuga per avere questo a caffè. Se poi avevi un pezzo di sapone, era una pepita d'oro, perché il sapone, sui
durante la guerra di Bosnia, che era proprio considerata la più una delle più grandi prelibatezze, proprio per potersi lavare, insomma, era una cosa eccezionale, perché bisogna avere anche l'acqua, e tra l'altro. A proposito dell'acqua, una volta preso questo caffè bisogna tornare indietro, sempre senza farsi cecchinare, e bisogna trovare l'acqua. Allora, come si fa a trovare l'acqua? Non mica aprire il rubinetto. Consulta la guida e vedo che c'è un signore che ti spiega che lui, in maniera molto intelligente, facendo una serie di lavori sul tetto di casa sua con dei teloni e con delle condutture che erano saltate durante l'assedio, utilizzando, che erano state durante un bombardamento, le ha riabberciate la meno peggio, e ha convogliato l'acqua e riusciva a avere a casa sua ben 2 litri in media di acqua al giorno, che non è mica poco, 2 litri d'acqua al giorno, insomma, non ti lavavi chiaramente, però bevevi e riuscivi anche a farti qualcosa da mangiare, anche il caffè compreso. A questo punto, per il mio famoso caffè, mancava anche il fuoco. Adesso a casa mia accendo l'accendino, proprio ciac, automaticamente viene fuori il focherello, capito, oppure anche il fornello elettrico. E qui non c'era l'elettricità e non c'era neanche gas, perché il gas l'hanno tagliato subito. L'elettricità, ogni tanto i tecnici a Sarajevo cercavano di aggiustare in qualche maniera, però andava e veniva, insomma, più andava che veniva, naturalmente. Ecco, quindi bisogna in qualche modo cercare di attrezzare una cucina da campo nel fornello di casa. E anche qui c'è la guida, ti spiega, proprio come una guida, non so, del viaggio di Parigi, ti dice dove andare a mangiare il formaggio più buono, capito, lo champagne migliore, qui ti diceva come fare a Sarajevo per farti questa cucina da campo. Quarto punto, manca anche la moca, naturalmente. Anche quello lì non è mica una cosa che si trova dappertutto. E sempre sulla guida ti spiega come un signore, grazie a una scatola di fagioli e a un filtro che aveva preso da una lavatrice che non funzionava più, perché ovviamente poi non si poteva certo usare l'acqua per la lavatrice, chiaramente, è riuscito a farsi questa specie di moca e avere un'apparenza di caffè, insomma. Ecco, quindi quello che io faccio una mattina, che più ci metto anche lo zucchero, che di certo non c'era, e ci puccio anche i biscotti, che di certo non avevano, così mi sono sentito anche in colpa quando ho mangiato il mio caffè con i biscotti. Ecco, come fare con tutte queste cose, insomma, con le cose più banali, insomma. No? Infatti nella guida ci sono tutta una serie di soluzioni ingegnose, e furbe, anche scaltri, certo, in alcuni casi, e per conservare, nel tentativo di conservare, più che una umanità, io direi proprio una normalità. Ecco, quello che avevano in cerca, soprattutto queste persone, era di cercare il più possibile di avere una vita normale in una città in cui la vita non poteva essere normale, non era più normale da un pezzo. Ecco, anche la scrittura è un po' da, potrei dire, da manuale delle giovani marmotte, no? Se mi passi il paragone. Come da bambino leggevo il manuale delle giovani marmotte per farmi la barchetta che poi la facevo galleggiare, ecco, qui su questa guida, qui con lo stesso tono, è scritto come riuscire a farsi una zuppa di fagioli senza avere i fagioli, ecco, e come farsi il brodo, insomma, magari senza avere, usando qualcosa, che una tanica, un bossolo addirittura in alcuni casi, come una signora di un bossolo di granata, scusami, che era attrezzata per farsi la pentola. Ecco, quindi chiaramente quello che ti dà alla fine, quello che ti restituisce a questo libro è un senso, cioè dell'assurdità della guerra, cioè ti viene proprio da dire, più di qualsiasi altro libro che ho letto, anche in maniera divertente, perché alcune cose che raccontano sono veramente divertenti. Ecco, Dio, che assurdità che è la guerra. Questo lo capisci più da questo libro che da tantissimi altri libri che ho letto, e che questo libro non scivola mai sul moralismo, sulla morale, sull'etica, non dice mai guarda cosa si stanno facendo, perché il mondo se ne frega di noi. Questo resta tutto tra le righe, diciamo, fuori dal libro comunque, ecco. È tutto un cercare soluzioni perché la tua vita continui e possa essere normale, resilienza, insomma, se vogliamo anche dirla in un termine un po' più difficile. Ecco, a questo punto, prima di dare la parola a Matteo, vi devo dire che appena mi è arrivato questo libro, la prima domanda che ho pensato di fare a Matteo era la domanda sbagliata, cioè, ma come ti è venuto in mente dopo 25 anni, insomma, di tirare fuori morti che dorme, di parlare ancora di un assedio finito 25 anni fa, no? E poi ho pensato, no, ma che stupidaggine sto pensando. Anzi, è proprio questo il momento giusto, vero Matteo, di tirare fuori questo libro, perché non è mai... è sempre il momento, soprattutto forse proprio in questi giorni, di pensare a quelli che possono essere i rischi del nazionalismo, certo, e anche di una guerra. Sì. Allora, intanto grazie mille a Sherwood, a Teresa e a Riccardo. E, dunque, questo libro nasce lontano, nel senso che
La passione e la curiosità per la guerra nei Balcani è nata quando ero piccolino, che andavo al mare con i miei nonni, andavo in Romagna e vedevo i tornado che andavano sempre in continuazione di là dal mare. E poi diventando grande gli schermi verdi, no? Che erano le riprese notturne dei bombardamenti su Sarajevo. E successivamente poi con la maturità politica verso i 18-20 anni questa messa in discussione delle proprie idee, perché Sarajevo è questo, è la messa in discussione di quello in cui noi crediamo, nel senso che a un certo punto va al di là di ogni cosa immaginabile. Quindi io ho sempre avuto il tarlo di questo libro qua, no? Perché penso che Sarajevo, l'assedio e la guerra, appunto, c'è l'impossibilità di distinguere tra buoni e cattivi. Tutti sono, come diceva una canzone, tutti sono macellati e tutti sono macellai. È una cosa incredibile. È una furia, questa è stata una furia questa guerra. E quindi il Prillo ce l'ho sempre avuto in testa di dire cosa fare e cosa non fare, finché un giorno contatto Nicole Corritore dell'Osservatorio Caucaso e Balcani, che mi dà l'indirizzo di Suada Capic. La contatto e scopro che Suada Capic era appunto di fama del collettivo che durante la guerra iniziò a raccogliere testimonianze, perché queste sono testimonianze dirette. Come diceva Riccardo prima, è interessante perché non c'è il filtro di uno storico o di un giornalista, sono cose che vengono dalla pancia degli assediati. E mi viene da dire che non c'era il tempo per pensare agli intrighi internazionali, perché il tempo era necessario da impiegare per sopravvivere. L'acqua, la luce, il gas, come riscaldarsi, tutte queste pratiche quotidiane verso le quali noi non siamo più abituati, no? Alla riflessione. Quindi contatto su Ada, le cose non vanno benissimo perché loro erano molto e sono tuttora molto gelosi di questo libro qua, tantissimo. Quindi noi parliamo con loro, contrattiamo con i diritti e il libro doveva essere stampato così, con queste misure, con queste foto, e non doveva essere cambiato nulla, tranne appunto, beh, il logo della casa editrice e le note finali curate da Nicole Corritore, che servivano appunto per capire, perché noi tutti i personaggi narrati, erano dei personaggi narrati, erano delle piccole divinità cittadine, la cantante, il cantante, il sarto, l'artista. Quindi questo apparato di note serve per darci la possibilità di comprendere ulteriormente il mood cittadino, quello che accadeva. Il libro nasce in questo modo, successioni e successive revisioni finché non lo stampiamo ed esce con questo formato. Penso che sia una testimonianza molto importante degli inermi e dei soccombenti. Noi quando pensiamo alle guerre pensiamo agli eroi, non pensiamo mai a chi non ha potuto contribuire, perché come in questo caso non poteva farlo, perché c'era l'embargo delle armi, perché c'erano delle circostanze territoriali e Sarajevo è in una piana, è circondata da colline e da montagne, quindi era impossibilitata al rifornimento sia di viveri che di armi e quindi non si è potuta difendere. Questo libro parla appunto degli inermi e dei soccombenti, ma anche del tentativo di distruggere un'idea, perché Sarajevo l'avrebbero potuta prendere in 2 ore, ma non l'hanno fatto, hanno voluto logorarla e sfinirla. Perché Sarajevo era il simbolo della Jugoslavia titoista, cioè la possibilità di famiglie composte da serbi, musulmani, croati, minoranze varie. C'era questa possibilità, c'era l'idea di creare una società multirazziale e multietnica che andava avanti. Sarajevo era una città, era un fiore all'occhiello della cultura europea, tant'è che Fama nasce a seguito. Fama è stata l'unica esperienza controculturale di Sarajevo che negli anni ha maturato appunto questo tipo di pubblicazioni qua, oltre appunto a tutto l'archivio online che potete trovare su internet. Quindi
questo è stato un po' anche l'intento nostro, no? Di testimoniare una resistenza incredibile durata 1390 giorni sotto le granate e sotto fondamentalmente il mutismo europeo. Si sono svegliati tardissimo, troppo tardi. Però alla fine non sono riusciti a distruggere tutto, hanno comunque lasciato un seme che in parte è raccolto in questo libro e in parte è in noi che ne parliamo, ecco. Sì, io devo dire una cosa, che ho lasciato questo libro proprio sulla casa mia, sulla mia cucina, e ho passato un mio amico, l'ha preso in mano e ha cominciato a sfogliarlo, e la prima cosa che ha detto è impossibile, ha detto: non è possibile che uno durante un assedio pensi a queste cose. Ecco, sì, è un'idea che può venire in mente. Ecco, invece vi assicuro che durante proprio una guerra, durante un assedio, il desiderio di normalità è qualcosa che non ha, che ti porta avanti, che ti fa tenere avanti, che ti fa vivere. Io mi ricordo durante il secondo tentativo di raggiungere Sarajevo che dei soldati bosniachi, insomma, ci avevano accompagnato perché ci tenevano a che dei giornalisti raggiungessero la città, no? Ecco, uno di loro, un tipo taciturno, insomma, piuttosto grosso, ecco, e che era, insomma, che ci ha seguiti fino alla fine, insomma, devo dire, è stato gentilissimo con noi. E a un certo punto mi raccontava, parlando delle sere, che aveva un solo desiderio nella sua vita, una cosa che pensava continuamente. Io pensavo che fosse, che so, la fine della guerra, vincere, ammazzare tutti i nemici, vendicarsi, queste cose qua. Cioè, no? Invece la cosa che mi diceva, ci sto pensando continuamente, questo che mi dà forza, era quello di bersi una birra. Il suo sogno, lui mi ha raccontato che lui era di Tuzla. E mi ha raccontato che quello che lo faceva vivere era proprio l'idea che un giorno lui sarebbe tornato su quel bar di Tuzla, dove mi ha raccontato c'era una vista bellissima sulla città lì così, dove c'era una specie di baracchino che dava della birra fresca. Lui si sarebbe seduto lì, avrebbe preso una birra, si sarebbe seduto con la birra in mano e prima di sorseggiare il primo sorso di birra avrebbe pensato: è finito tutto, era stato tutto una specie di sogno, adesso questa è la realtà. Ecco. E quello che gli dava la forza di vivere, poi poveretto, è uno che gli aveva ammazzato tutta la famiglia, quindi così, però aveva una storia terribile alle spalle, però il suo sogno non era tanto quello di vendicarsi o di fare del male o di vincere, ecco, era proprio questo qui, di bersi questa famosa birra, no? Tra l'altro, da quello che mi sembra di aver capito da alcune persone che poi mi hanno corrisposto con delle lettere, non ce l'ha fatta perché è morto qualche giorno dopo. Ecco, dopo che l'ho salutato io, insomma, io adesso tutte le volte che vado a Tuzla faccio sempre un giro per la città, vedo se trovo sto caspita di piazzetta per bere una birra alla sua famiglia. Me l'ha detto il nome, non l'ho preso nota, me ne dispiace, mi sento un po' in colpa per non potermi bere una birra come ha fatto lui, insomma. E volevi anche dire qualcosa sulla guerra, mi sembra di... Sì, no, volevo parlare un po' della guerra in sé, nel senso che nel leggere la traduzione mi sono accorto che magari parlare di questo libro a un pubblico era giusto rinfrescare un po' la memoria, che è uno strumento sempre molto utile, perché io stesso ho avuto questa necessità, no? Di riprendere in mano un po' alcune cose, che sono cose molto importanti, perché l'assedio di Sarajevo va contestualizzato. Io vi rubo un quarto d'ora e sono cose un po' pesanti da sentire, però penso che sia necessario parlarne. E allora, noi, come ho detto prima, un assedio lungo 1390 giorni, che vedeva sulle alture di Sarajevo 260 carri armati e 120 mortai. E fa una media di 35 pezzi di artiglieria per ogni chilometro. Fate conto che l'Armata Rossa alle porte di Berlino ne contava 25, quindi stiamo parlando di una potenza di fuoco incredibile. Una media di 400 granate al giorno, e si passa dalle 200-300 nei giorni di calma alle 1000 nei giorni più intensi, quindi immaginatevi una città grande con questo continuo sottofondo dalle montagne, giorno e notte. Un altro po' di numeri, abbiamo 11.500 persone morte e 50.000 feriti. La città fu decimata del 40% perché molti se ne andarono, scapparono e andarono altrove.
E l'assedio inizia il 6 aprile del 92. Ci fu questa manifestazione a seguito dell'indipendenza della Bosnia tramite un referendum, e a un certo punto i manifestanti, che erano 60.000 persone, passarono vicino all'Holiday Inn e i cecchini serbi iniziarono a sparare, e la prima persona che cade fu Suada Deliberovic, che era una studentessa di Dubrovnik, e fu la prima vittima. Un mese dopo bruciarono la biblioteca di Sarajevo, il 17 maggio del 92. Una biblioteca con un tesoro enorme, dei testi sacri, testi antichi, arabi, turchi, persiani, contenevano anche tutti i testi degli ebrei e sefarditi che scapparono dalla Spagna, un pezzo di storia europea che venne a meno. L'idea era appunto questa, era distruggere tutto, soprattutto l'identità. 10 giorni dopo ci fu la prima strage del mercato. 3 proiettili di mortaio uccisero quasi 200 persone in attesa del pane. E questa strage è molto importante perché ritornerà più avanti nella storia dell'assedio. Prima parlavo dell'embargo. Ora, i serbi avevano in mano tutta l'armata jugoslava, l'armata popolare, quindi avevano una potenza di fuoco incredibile. In più riuscivano a fare addestramento delle truppe paramilitari, per esempio le truppe di Arkan furono addestrate dagli israeliani e in cambio gli vennero concessi gli archivi titoisti sui palestinesi, e questo va a sminuire anche il fatto che molta sinistra europea in quegli anni vedeva i serbi come una continuazione dell'epoca titoista, ma non è vero. Questo fu il grande abbaglio di tutti noi, che pensavamo che i serbi furono quel tipo di continuazione, ma così non fu. Non era così, erano praticamente dei mercenari, soprattutto Arkan e i cetnici e compagnia cantante. I croati ricevono le armi dalla DDR e dalla vecchia DDR, la Germania unificata fu una delle prime che riconobbe la Croazia e gli sbolognò tutte le armi della DDR, che erano tantissime, quindi si poté armare e si poterono armare anche i croati, oltre al fatto che avevano questa marina mercantile molto forte e riuscirono a prendere armi anche dalla Bolivia e dal Sudafrica. I musulmani rimasero isolati e quindi si affidarono ai fratelli, no? Ai fratelli sauditi, ai libici. Questo però ebbe una controparte, soprattutto è attuale molto oggi. Gli vennero date le armi, ma in cambio i sauditi di scuola giuridica wahabita imposero le scuole giuridiche sul le scuole coraniche sul territorio bosniaco. Questo nel tempo ebbe un ruolo chiave e importante a livello geopolitico, perché si formò una brigata di mujahideen volontari guidati da un signore che era Abd Aris Libi, che era uno di Al-Qaeda. E questo creò un grande sconquasso, perché fino a quel punto in Europa c'era la possibilità di dialogare con un Islam laico, e da questo punto in poi, cioè con la mancanza di aiuti, venne a meno. E col tempo noi stiamo subendo in Bosnia le conseguenze di questa folle politica internazionale. Ma non abbiamo solo appunto questo retroterra militaresco, no? Che dà idea delle forze in campo. E l'assedio di Sarajevo mediaticamente fu utilizzato come depistaggio, nel senso che l'attenzione mediatica era tutta sulla città, ma attorno, nella regione bosniaca, abbiamo Gorazde, Zepa, Visegrad, Srebrenica, Tuzla e Mostar. Enclave, distruzioni di monumenti storici come il ponte di Mostar, e questo i serbi sono stati molto bravi ad utilizzare mediaticamente Sarajevo e soprattutto tutto anche la parte un po' voyeuristica, no? Di queste telecamere ovunque. Ma c'erano anche i campi di concentramento. Abbiamo 94 campi di concentramento da cui passarono 400.000 persone. Abbiamo Omarska, abbiamo Stanski Mosk
e Brzesko. Brzesko era un'ex fabbrica, e c'era un'ex fabbrica di cemento, e i bambini venivano buttati nelle macchine trituratrici a centinaia. Fu un fotografo inglese, di cui ora mi sfugge il nome, che iniziò a documentare con le foto e con le prime riprese questa situazione. Sarajevo scontava una resistenza interna, era più che altro era in mano a bande di criminali che cercavano di mettere delle toppe dove potevano, ma poi fondamentalmente ricattavano i croati, ricattavano i serbi, e avevano un'idea anche loro molto nazionalista e di sterminare un po' queste minoranze che erano presenti sul territorio di Sarajevo. Tutto finì il 28 agosto del 95 a seguito della seconda strage sul mercato. Alcuni giorni dopo partì l'operazione Deliberate Force, che era l'operazione della NATO. 60 bombardieri iniziarono a bombardare tutta l'area sopra Sarajevo e colpirono non solo appunto le postazioni serbe, serbe in cui c'erano i pope ortodossi che andavano a bombardare, e lo stesso Limonov andò a bombardare su Sarajevo. C'erano delle taglie, un bambino erano 500 marchi, 500 Deutschmark, una persona anziana erano 100 Deutschmark, quindi c'erano delle taglie dove tu, quando tu colpivi, venivi premiato. Quindi non distrussero solo i mortai, ma andarono a distruggere tutto quello che gli strateghi di Tito avevano previsto, cioè non un attacco di fanteria, ma un attacco dall'alto, dal cielo. Quindi distrussero tutti i sistemi di difesa integrati, tutte le postazioni antiaeree e antinucleari nelle montagne bosniache. Questo ebbe sì e mi costa molto dirlo, una fase liberatoria della città, perché distruggendo la potenza militare si liberò la città, però secondariamente ci fu una immediata forma di assistenzialismo per i bosniaci, perché distruggendoli tutte le possibilità di difesa interna, i bunker e tutte queste cose qua, di cui ho elencato prima, erano impossibilitati all'autodifesa. Questo fu il prezzo da pagare della cecità europea e dell'impossibilità fondamentalmente di autodifesa dei sarajevesi. Il 29 febbraio del 96 finì definitivamente l'assedio con la liberazione del quartiere di Gebranica, che era l'ultimo quartiere serbo, l'ultimo quartiere a maggioranza serbo-bosniaca di Gebranica, che era un quartiere militarizzato. Ora, quello che ci rimane, quello che rimane a me ogni volta che parlo di queste cose, è la barbarie, no? Scontiamo questa barbaria incredibile, però bisogna leggerla in modo critico, cioè nel senso che noi siamo sempre molto bravi a guardare le barbarie fuori da casa nostra, no? E da considerare gli slavi del sud non casa nostra, ma ci scordiamo appunto del colonialismo che ha fatto l'Europa, ad esempio quello che fu fatto nel Congo, la continua attuale depredazione delle risorse naturali dell'Africa, la prima guerra mondiale, la storia europea è una storia violenta, fatta da violenza, e soprattutto fatta dalla violenza generata dalle zone rurali. Quindi nulla di nuovo, semplicemente dobbiamo iniziare a capire che questo fattore è nostro, è nel nostro DNA, e quindi bisogna farne i conti. Sarajevo e la guerra dell'ex Jugoslavia serve per fare i conti con tutto ciò, e soprattutto al fatto che non dobbiamo pensare di avere una coscienza pulita, ma più che altro di avere una coscienza condivisa con i fratelli della ex Jugoslavia. Ed è anche un monito, come diceva prima Riccardo, in quest'epoca storica dove un mese fa si è votato o fra la Le Pen o fra Macron, e non è possibile accettare questa divisione fra i nazionalismi e i neoliberisti, non è possibile accettarla. La guerra dei Balcani ci fa capire questo, che i nazionalismi vanno combattuti,
ma l'alternativa non è il neoliberismo, l'alternativa è la solidarietà, come ne parla questo libro, come emerge da questo libro, una solidarietà di vicinanza, di fratellanza, un'enorme comunità che si crea e che prova in un qualche modo a saltarci fuori dal basso. E questa penso che sia la via necessaria se vogliamo maturare. Se ne vogliamo rimanere infantili, basta accendere la televisione e siamo accontentati. Sì, quando hai parlato della certa sinistra italiana che appoggiava i serbi, addirittura i croati, mi ha fatto tenere in mente delle belle baruffe che avevo fatto all'epoca con tante persone che proprio sostenevano il fatto, insomma, che bisognava andare contro i bosniaci perché erano musulmani, perché, insomma, e questo lo diceva anche tanta sinistra, si chiamavano di sinistra. Invece proprio questo problema, parlavi delle divisioni nazionaliste, la cosa più bella alla fine, insomma, è un monumento che c'è nella piazza centrale di Tuzla, che vedo che hai capito di cosa sto parlando, perché sì, ecco, sapete, l'assedio di Tuzla è stato l'ultimo assedio portato avanti dalle armate serbe, e soprattutto quando parlavi delle truppe paramilitari, diciamo che erano proprio delinquenti, assassini, perché c'erano gli scorpioni, lì così, che erano proprio, cioè, inqualificabili, insomma. Ecco, e queste persone, dopo che gli accordi erano stati firmati, ecco, quando la città di Tuzla stava celebrando, e Tuzla è una città che, ricordiamoci, che quando sono andati lì all'assedio gli hanno detto: vi potremmo risparmiare la vita, ma consegnateci i vostri musulmani. Gli ho detto: guarda, qui non ci sono musulmani, qui ci sono solamente cittadini di Tuzla, gli hanno detto, no? E hanno fatto comune insieme, no? Perché insieme si sono difesi per 2 anni di assedio, mi pare. Ecco, e quando, insomma, c'è stata la festa perché si erano firmati gli accordi di Daytona e perché l'esercito serbo si stava ritirando, ecco, questi ragazzi erano andati in discoteca a festeggiare. Un delinquente è rimasto lì col mortaio, ha aspettato che fossero fuori, prima di togliere le tende gli ha tirato il mortaio, li ha smortagliati e li ha ammazzati tutti quanti, proprio ha coperto in pieno la discoteca. Ci sono stati decine e decine di morti, non so il numero esatto, non me lo ricordo, mi pare sulla settantina comunque, no? Ecco, e la cosa, questa è la cosa brutta naturalmente, la cosa bella che vorrei ricordare, che dà anche molto senso di quello che ha detto le parole prima Matteo, è quando gli hanno fatto il monumento, non hanno scritto: questi erano i fiori di Tuzla morti durante la guerra, ma non hanno scritto: uccisi dai cattolici, o uccisi dai serbi, uccisi dai croati, hanno scritto semplicemente: uccisi dai fascisti. Ecco, perché questa è stata veramente la guerra di Tuzla, è stata guerra nazionalismi fascisti contro la gente. Ecco, certo. E a questo punto io direi che più di 1000 parole, direi di leggere qualche pezzo del libro, perché sono sicuro che non siamo riusciti a restituire veramente l'idea di cosa sia questo libro. E facciamo così: ne leggo uno a tutta, non ne scegli uno a te, va bene? Ne lasciamo un paio, intanto vi diamo la possibilità di pensare a qualche domanda. Allora, la turbina di Mohamed. Il mio amico ha costruito una lampada a gas con un tubo da flebo. La lampada funziona grazie a un meccanismo molto semplice. Un ago viene conficcato all'interno del tubo principale e il tubo di rame viene infilato nell'estremità opposta. La fiamma viene regolata da un morsetto posto sul tubetto di infusione. Io invece ho costruito una turbina, una vera turbina. Ho fatto tutto da solo. E così c'era corrente per tutto il vicinato. Ok, io sono impreparato perché non mi sono preparato nulla, però adesso lo cerco. Vi volevo solo dire questa cosa. L'umorismo dei sarajevesi li ha salvati. È stato fondamentale e vitale. E un'altra cosa, questo libro parla appunto di cultura, no? Di come attraverso la cultura sono riusciti a sopravvivere. Ma la cultura non intesa solo come teatro, cinema, ma anche come saper fare, la conoscenza, il riutilizzo, il riciclo. Per me anche questa è cultura, nel senso che dal momento in cui c'è conoscenza, ed è una conoscenza che serve a tutti, automaticamente questa cosa qua ci libera in un qualche modo e quindi ci aiuta a sopravvivere, come appunto potrebbe essere una qualsiasi forma di cultura. Ci sono appunto orti sui balconi, autoproduzioni, c'era la ricerca dell'acqua, no? C'erano 2 zone a Sarajevo dove prendere l'acqua. Una era la fabbrica della birra, che c'era una sorgente,
è un'altra mera più fuori, vicino ai piedi di un monte di cui ora non ricordo il nome. C'erano queste file anche di 15 ore per prendere l'acqua, erano una cosa estenuante. E tutto è ritualità ormai qua. È arrivato tutto a essere un rito. 15 ore non è niente, è un tempo che serve a un rituale per sopravvivere. E ora che mi sono inventato queste cose da dire, leggerò tre robe che ho segnato prima. Spero che, cioè, una roba poi dopo a testa, spero che di rendere l'idea. Allora, una stufa da una lavatrice. Avevo questa stufa ricavata da una lavatrice e che faceva un caldo pazzesco. Le mie giornate passavano così. Seminavo prezzemolo e pomodoro in vasi. Usavo le due patate che un vicino mi aveva dato per fare due porzioni di zuppa. Prendevo l'acqua dalla sorgente. Partivo alle 5 della mattina e aspettavo fino alle 3 del pomeriggio per riempire tre taniche. L'acqua ci serviva per cucinare e lavarci. In quel periodo i bombardamenti e gli spari non smettevano mai. Non avevamo elettricità e così stavamo seduti al buio. Il buio rende tutto più orribile. Per eludere la paura parlavamo con i vicini, seduti sulle rampe delle scale. E siccome prima hai citato l'umorismo delle persone di Sarajevo, circolava una serie di barzellette, adesso ve ne racconto una così imparate. Una delle più che si raccontava di più era il famoso tunnel, sapete, no? C'era questo tunnel che passava la città, la zona, diciamo, liberate. Raccontavano due persone che corrono come matti, una in un senso, l'altro nell'altro del tunnel, e quando si incrociano dicono una all'altra: ma dove vai? Ti ammazzano se vai di là. Ecco. Un'antenna TV. No, non ho inventato niente di speciale io, solo un'antenna TV con due aghi da maglia, un cucchiaio e una forchetta, che ho appeso a un conduttore metallico e messo su un pannello in legno, così che non prendo la scossa. Cocktail di tabacco. Una volta mi dissero che la farfara era un'erba che faceva bene al sistema respiratorio, quindi ho pensato di usarla per fare le sigarette. L'ho essiccata e poi suddivisa in piccole strisce. Ho preso un foglio di carta, l'ho tagliato in piccoli quadrati in cui ho avvolto l'erba, ma qualcosa non andava, era troppo amara. Mi sono ricordata che avevo della menta in casa, che ho essiccato, sminuzzato e aggiustato alla farfara. Così andava meglio, è stata la mia ancora di salvezza perché ero una fumatrice accanita. Allora, siccome devo trovare vi racconto un'altra barzelletta. Questa qui sono arrivata da un papà e di un bambino che vanno in giro per la strada di Sarajevo con la testa bassa. A un certo punto il bambino fa un fischio fortissimo e il padre si butta per terra, no? Pensando che il fischio chiaramente era la granata che stava arrivando, no? Te l'ho fatta, papà. Papà si alza, camminano, poi a un certo punto si gira e pa! Una schiaffone incredibile a questo povero bambino. Perché, papà? Ah no, scusa, ma sai, è la scheggia della granata di prima. Questo me ne hanno raccontato le persone di Sarajevo, non è che me le sono inventate io. Io non riuscirei a essere così cinico. È vero. Volevo leggervi quella sulla Golf, perché io avevo una Golf come macchina, no? Poi ho fatto un incidente e si è rotta. Però è interessante perché in questo libro parlano che le Golf erano le uniche macchine che andavano con l'olio da cucina. Loro friggevano, cioè quando avevano un po' d'olio friggevano e l'olio è esausto, e siccome non è che come qua che ci sono le robe per smaltirlo, lo mettevano dentro le macchine, ma l'unica che andava era la Golf, e tutto questo gli permetteva di sopravvivere, perché in un attimo di tregua, magari di notte a fari spenti, riuscivano ad andare da una parte all'altra della città e magari portare persone all'ospedale, perché anche l'ospedale venne bombardato. E in ospedale è interessante perché, non essendoci acqua corrente, le persone lavavano 2 tonnellate di panni al giorno a mano, con l'acqua fredda. È una cosa incredibile questa cosa qua. Pensare a quanto ci costa noi fatica magari lavare 2 o 3 camicie di lino o i maglioni in inverno. E l'altra cosa che avevo visto, che forse l'ho persa, era su un maratoneta, ma non ve la leggerò, vi leggerò una sulla rabdomanzia. Siamo rimasti in vita grazie all'istinto di sopravvivenza. Non c'era acqua, ma ne avevamo bisogno, e così bevevamo quella piovana. Poi un giorno, con una bacchetta da rabdomante, ho cominciato a cercare acqua attorno a casa e l'ho trovata a 3 metri di profondità. È stata davvero una gioia immensa.
Io vado con l'ultima barzelletta, questa vi avviso comunque che è sessista, però ve la racconto non perché è sessista, ma perché me l'ha raccontata veramente un musulmano di Sarajevo. E allora c'è questo signore musulmano con la moglie che camminano per la strada di Sarajevo e la moglie li cammina davanti. Allora arriva il solito integralista musulmano che dice: ma Muhammad, ma cosa stai facendo? Non sai che anche il profeta ha scritto che le donne devono camminare dietro gli uomini? Caro mio, al tempo del profeta non c'erano mica i campi minati. Sì, è cattivissima, l'ho raccontata non perché ridiate, naturalmente, non voglio vedervi ridere, però inobiettivamente è una barzetta che viene raccontata un musulmano di là. E, niente, io vi consiglio la lettura del libro, scusate, e, altre cose, sì, beh, si può parlare anche di come, adesso mi dispiace perché non me le sono preparate, però c'è anche delle parti molto interessanti sull'alimentazione, su come riuscivano a sfamarsi appunto con i denti di... come si chiamano? Non so come si chiamano. Esatto, loro. Il tarassaco. E facevano questi decotti di tarassaco che non c'era più praticamente per le strade. È un libro questo che parla di vita, è un libro che parla di vita e non parla di morte, ma anche perché la morte era attorno, quindi parlarne era scontato e non ne parlavano. Non so, se tu hai altre cose a dire, io lascerei domande, ci sono delle domande o delle curiosità. Non è una domanda vera e propria, però visto che stavamo giocando a leggere dei pezzi del libro, volevo leggervi quali sono i miei preferiti. E allora, visto che appunto parliamo di una situazione brutta, mortale, no? Come quella di una serie durante la guerra, e io credo che in queste situazioni gli esseri umani hanno una grandissima forza di ribellione, no? di reazione, e molto spesso questa forza passa attraverso i corpi. Quindi sono tre pezzi che a me piacciono tantissimo e quando li ho letti sono emozionata. Sono molto brevi, sono tre proprio. Uno è: mi truccavo, così, per provocare. Ho pensato che fosse il momento giusto per farmi un tatuaggio. Ho preso i miei vecchi abiti e ho fatto un vestito nuovo, non perché ne avessi bisogno, ma per mantenermi nel giusto stato mentale. Questi sono dei pezzi che a me mi hanno emozionato veramente. Sì, questa è la quotidianità che emerge, cioè le cose che noi diamo per scontato lì non c'erano e quindi sì, ognuno ha le sue preferite. Ce n'è una di carinissima che non sono riuscito a trovare purtroppo, che racconta di ragazzini, ecco, sì, mi fanno segno che adesso andiamo a chiudere, se non ci sono domande, che racconta semplicemente di alcuni ragazzini che hanno detto che da quando c'era l'assedio non hanno mai mancato un giorno di scuola. Abbiamo fatto tante di quelle manche prima, abbiamo fatto tante di quelle manche dopo, però durante l'assedio, che avevamo tutte le scuse possibili per non venire a scuola, ecco, lì era un punto d'onore non fare neanche una manca. Sì, infatti lo cercavo ma non sono riuscito a trovarlo, mi spiace. E mi fanno segno dalla regia che abbiamo ottenuto anche troppo. Se ci sono domande... Sì, hai ragione. No, in realtà è più una considerazione, anche una richiesta, un consiglio. Io a Sarajevo ci sono stato un pochino, in realtà sono stato anche un po' in Bosnia, ovviamente adesso mi emoziona, però vabbè. Voi avete parlato di normalità e sono d'accordo, molto d'accordo con quello che avete detto, perché proprio in ogni occasione, anche tragica, che non sia necessariamente una guerra, credo che ognuno di noi vada a cercare la normalità, la quotidianità per riuscire ad emergere. Invece, prendendo il titolo di questo libro, vorrei chiedervi cos'è sopravvivere a Sarajevo oggi, perché per un turista che arriva, non per una persona. Perché c'è molta confusione, quello che avete detto è molto interessante, e questa è la considerazione, se avete anche qualche consiglio o qualche cosa in più. Molto brevemente, io parlavo proprio prima con due signori qui, insomma, che mi parlavano che erano appena stati a Sarajevo, ecco, e moltissime delle persone che vanno a Sarajevo non sanno che Sarajevo è diviso in due, che c'è ancora un muro a Sarajevo, no?
sono pochissimi a saperlo, però nella zona Sarajevo che vanno i turisti, quella più carina, così dove c'è il fiume, dove c'è le piazzette lì così, è la Repubblica Bosniaca. Ecco, le parti alte di Sarajevo sono nella Repubblica Srpska. Non c'è comunicazione. Io l'ultima volta che sono andato ho parlato con dei ragazzi che stavano nella Repubblica Srpska che non erano mai andati nella città di Sarajevo. È come se io, che sono a Venezia, sto abito nel ghetto ebraico, non fossi mai andato a San Marco. Ecco, allora loro, questi ragazzi, quando stavano facendo il liceo, quando finiranno per andare all'università, non andranno all'università di Sarajevo, che è un tiro di sasso o di mortaio, se preferite un'altra battuta, da casa loro. Ecco, ma andranno a Belgrado o a Banja Luka al massimo. Ecco, quindi questa è una cosa che chi va a Sarajevo come turista non la vede se non va in qualche modo preparato, perché conosce la storia che c'è stata. Sì, no, direi che hai fotografato perfettamente quello che è Sarajevo ora. Noi nelle varie presentazioni che abbiamo fatto abbiamo parlato e conosciuto con varie persone che hanno fatto esperienze lì. E direi che il centro storico è abbastanza tranquillo, appunto, turismo. Il resto è una condizione pesante, perché i musulmani hanno, cioè i wahabiti, hanno preso molto, molto coraggio, nel senso che avendo i fondi dei sauditi hanno iniziato ad aprire moschee. C'è una moschea gigante in periferia a Sarajevo. Io sono stato l'ultima volta sette anni fa e avevano appena finito di costruire, ed era gigante. Sicuramente, come tutte le periferie, ora scontano il nazionalismo, l'identità molto forte, e sicuramente non gli fa bene avere quei tre partiti nazionalisti che ci sono. Poi questa assurda divisione burocratica e gestionale dei comuni della città in Bosnia non fa assolutamente bene a chi ci vive. Però direi che da quello che è emerso nelle varie presentazioni che abbiamo fatto, qualcosa c'è ancora. C'è la coda lunga, no? Di quello che è stata l'esperienza titoista, di quello che è stata tutta la varia controcultura degli anni 90, prima dello scoppio della guerra, di fine anni 80, inizio anni 90, c'è. Devono essere loro in grado di coltivarla e di renderla nervo, no? Cioè di renderla una cosa fondante. Vediamo. Già è difficile riuscire ad avere una laicità qua, no? E immagina là quanto può essere e possa essere difficile. Bene, insomma, diciamo che è finita la guerra, ma deve ancora cominciare la pace, quindi niente, a questo punto, siccome mi stanno facendo dei gesti molto eloquenti vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo dibattito.